Costituzione è la legge fondamentale, la legge delle leggi. Non è che non si possa modificare, tutt'altro. Tuttavia, la modifica di una legge costituzionale è un meccanismo delicato da trattare con cura. Non può essere una maggioranza, unicamente una maggioranza che la cambia. Deve esserci il più ampio consenso, la più ampia partecipazione, cosa che non c'è stata con questo tentativo di riforma. La Costituzione è per l'appunto un elemento di delicatezza che è tutta incentrata sul presupposto risparmio di costi della politica. In realtà i risparmi sono tutti ipotetici. È vero che si risparmia riducendo a 100 i senatori, ma tutta la macchina che sta dietro, tutti gli uffici, tutte le strutture che stanno all'interno del Senato non vengono minimamente toccate. I veri costi sono quelli e quelli non possono costituire un risparmio, certamente non con questa modifica costituzionale. Per questo votiamo no, per questo l'ANPI da 2 anni, dall'inizio, ha propugnato e propugna ancora la scelta per il no a questa modifica che non risponde alle esigenze vere dei cittadini.